Oggi è tornato a trovarci, grazie ovviamente di aver accettato il nostro invito. Claudio Salvagni, l'avvocato di Massimo Bossetti, buongiorno. Buongiorno, grazie. Avvocato, buongiorno. Grazie davvero di essere venuto, ci fa un enorme piacere. E allora, intanto partirei subito dalla novità più rilevante, la Cassazione, che ha detto ok per andare a verificare, insomma, nuove possibilità di quello che hai sempre sostenuto tu, ma ha sempre sostenuto anche Certo. Massimo Bossetti. Massimo Bossetti, lo ricordiamo, muratore di Mappello condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio. Lui però non ha mai ammesso, giusto No, Claudio? anzi, lui non ha mai ammesso e anzi ha sempre chiesto di poter accedere a questa prova del DNA perché dice: se io sono accusato sulla base di un DNA, l'unico modo che ho per difendermi, ritenendo appunto che quel DNA lì non sia mio, è quello di rifare questo esame, rifarlo con i miei consulenti, con i miei avvocati. E questa cosa incredibilmente non è mai stata concessa e penso che sia uno dei pochi processi in Italia dove non vengono fatte perizie di questo tipo, no? Perché, Claudio? Ma perché? Perché ci è stato chiesto sostanzialmente di fare un atto di fede nei confronti di quello che avevano fatto il RIS, che aveva fatto il RIS durante le indagini preliminari. Ecco, noi però abbiamo evidenziato che ci sono veramente tanti errori, abbiamo evidenziato ben 261 anomalie in quell'esame del DNA e quindi l'unico modo per cercare di capire e andare fino in fondo era quella di fare una perizia in contraddittorio. Che è sempre stata negata, come ho detto. Poi, incredibilmente, quando il processo è finito, dopo un anno, abbiamo fatto la richiesta di esaminare dei reperti, perché da Certo. un'inchiesta giornalistica era emerso che c'erano ancora dei reperti da analizzare. E siamo stati autorizzati. Momento in cui siamo stati autorizzati, invece, il Tribunale di Bergamo ci ha negato, ci ha detto sempre che la nostra domanda era inammissibile, e così è iniziato una sorta di braccio di ferro Infatti, tra esatto. con noi e Bergamo. La Cassazione ci ha sempre dato ragione e ci ha dato ragione un'ennesima volta. Adesso stiamo ancora aspettando le motivazioni, però quello che sappiamo Quindi la è Cassazione ha che detto sì, si possono fare. adesso io non vorrei vendere No, la pelle ok, no, dell'orso finché va bene, non ce l'ho, però la dimmi. Cassazione ha annullato il provvedimento di Bergamo con cui dichiarava inammissibile la nostra Ok, domanda. Quindi perfetto. io credo che se la nostra domanda è ammissibile, ora potremo esaminare finalmente questi Questi reperti. reperti, esatto. Ecco, secondo te può essere una svolta, Claudio, ammesso che si riuscirà a esaminare questi reperti, di quello che tu hai sempre sostenuto anche l'altra volta che sei venuto qui, e poi lo stesso Bossetti, non c'è un'ammissione mai da parte sua. Ecco, facciamo un po' un'analogia, Claudio, al processo, l'altro processo che insomma ha avuto anche mediaticamente un grande rilevanza di recente, Olindo e Rosa. Loro inizialmente hanno fatto delle ammissioni, poi hanno ritrattato. Bossetti non ha mai detto sì, sono stato Ecco io. sì, allora, molti associano Sì, sono questi due due grandi casi, due grandi processi processi, bravo. Sì, certo, mediatici che hanno assolutamente. colpito l'opinione pubblica, indubbiamente, però sono molto diversi anche fra loro, perché Ecco, spiega magari, bravo. nel processo nei confronti di Olindo e Rosa c'erano le confessioni, anzitutto le confessioni è sempre stata la prova Che regina, poi ritrattate, però. poi ritrattata, d'accordo, quindi bisogna andare a vedere, a capire se veramente se quelle confessioni sono genuine o sono state, tra virgolette, tirate fuori con le pinze, ecco. Certo. Ed Sì. è questo su cui si è concentrata la difesa di Olindo e Rosa, cercare di dimostrare che invece non era assolutamente vero quello che loro avevano detto. Nel nostro caso invece manca totalmente un'ammissione di responsabilità, anzi c'è sempre stata la richiesta di effettuare quell'esame del DNA che incastrava, tra virgolette, Massimo Bossetti, per cui dice: io sarei un pazzo a chiedere di rifare quel DNA se fossi veramente io, no? Perché a quel punto butterebbero via la chiave ed eliminerebbero anche la possibilità Certo, di una certo. futura revisione. Lui dice: io voglio che venga fatto questo esame del DNA e continuo a ripeterlo ancora oggi, dopo 9 anni, Sono 9 anni perché sono che è 9 anni, stato fermato, è stato vero? l'anniversario il 16 giugno, Sì, sono esattamente 9 anni, 9 anni. 9 anni. Ecco, tu mi dicevi un'altra cosa, possiamo dirlo anche ai nostri gentili telespettatori e radioascoltatori che ci stanno seguendo in questo momento, Claudio, sabato, 2 giorni fa, ha incontrato Massimo Bossetti. Sì. Ti chiedo umanamente come lo hai trovato, come sta?
Lui ha fatto un'analogia, mi sembra di essere un corridore ma che corre sul tapirulan, faccio una fatica incredibile ma sono sempre nello stesso punto. Ho ancora fiducia nella giustizia, spero di poter esaminare quei reperti, di poter dimostrare che c'è un errore incredibile di fondo, che io non sono quindi l'assassino, e quindi vive in questa speranza, e nelle Lui ha ancora la giornate, nella speranza speranza che di possa. poter fare quello che normalmente sarebbe assolutamente la cosa logica, principale, il punto di partenza, no? Perché in un paese civile ti devi poter difendere nella sostanza. Dice, se quel DNA lì non è il tuo, devi poterlo dimostrare che non è il tuo, ma se non te lo fanno mai esaminare, come fai a dimostrarlo? E questo è il cul-de-sac di questo processo. Non si può uscire da questo impasse se non c'è finalmente una possibilità di esaminare quei reperti. Oggettivamente, quando potrai saperne qualcosa di più di questo ricorso, favorevole che la Cassazione ti ha dato ragione, quando potresti Allora, saperne qualcosa in più, Claudio? purtroppo siamo sempre nella Sì, beh, certo. necessità di fare i conti con i tempi della giustizia che, come sappiamo, non sono così favorevoli, nonostante ci sia un uomo in carcere. Quindi aspettiamo innanzitutto il deposito delle motivazioni. Ecco, esatto, sì. E una volta depositate le motivazioni, leggeremo veramente qual è il perimetro, il confine che la Cassazione questa volta darà al Tribunale di Bergamo. E poi il Tribunale di Bergamo dovrà fissare una nuova udienza proprio per ridiscutere, secondo il confine dato dalla Cassazione, queste cose. E secondo me ci vorrà ancora qualche mese, non è sicuramente una Ok, cosa velocissima. dimmi la verità, ma sei ottimista, sei fiducioso? Cosa pensi, Claudio? Beh, insomma, già il fatto che la Cassazione comunque vi ha dato ragione, vi ha concesso Beh, questa. anche sapendo che la Cassazione, cioè, accoglie un ricorso veramente Oh, cioè, sì, sappiamo non è che facilissimo, parliamo di un bravo. 3% di Sì, sì, ricorsi sì, sì. accolti, quindi noi non solo è stato accolto questo, ma anche quello precedente, e quindi siamo soddisfatti di questo risultato. Sono ottimista, non potrei altro che esserlo, perché se no non potrei continuare questa battaglia, consentimi il termine, Certo, perché lasciamo che. l'esigenza di giustizia non dovrebbe essere una battaglia, dovrebbe essere semplicemente portare le proprie istanze legittime, e queste istanze dovrebbero essere esaminate per arrivare ad una verità processuale. Ma perché questo caso è ancora così divisivo? Bravo, è un Perché caso divisivo quello di Bossetti, anche Olindo e Rosa, sicuramente, sì. ma forse Bossetti ancora di Ma più. perché? Ma perché ci sono delle ombre, ci sono molte ombre, cioè su questo DNA così anomalo, dove ne manca un pezzo, no? Ricordiamo tutti che manca la componente Esatto. mitocondriale, Ecco, quindi tanto questi sono, scusami, Claudio, sì. stiamo facendo vedere i famosi leggings Sì. di Yara, questo sei tu che esce dal carcere, insomma, immagini d'archivio, insomma, di qualche tempo Io molto fa. più giovane probabilmente. Sì, eri leggermente più Sì, sì, giovane, sì, sì. però sei sempre tu. Avvocato, lo ricordo, avvocato Claudio Salvagni, Comasco, che da ormai tanti anni ha dedicato anche proprio parte della sua attività a questo caso di Massimo Bossetti. E dice, ah, ecco, una cosa mi stavo dimenticando, scusa, ti ho prima interrotto, lo hai incontrato sabato e mi dicevi che è un Bossetti che in carcere, insomma, sta anche scrivendo. Certo, perché la sua Ah, ecco, poi giornata c'è stata premiata è anche la stata la poesia. poesia Di Massimo è Bossetti, ecco, stata. mi dicevi questa cosa, Claudio. Ecco, se vuoi, Sì, magari se puoi dire. mi fa leggere un po' in anteprima le sue cose, così è un po' si lamenta anche del fatto che spesso non gli vengono attribuite all'esterno, dice, ma saranno gli avvocati che scrivono per lui. No, voglio veramente confermare che tutto quello che esce dal carcere è scritto da Massimo Bossetti, è scritto da Massimo Bossetti. E mi ha fatto leggere l'ultima poesia, che è veramente molto molto bella. Mi ha fatto venire letteralmente la pelle d'oca leggerla. È una poesia dedicata ai figli, molto molto delicata, molto bella, ecco. E qui lui passa le giornate tra il lavoro, perché fortunatamente ha un impiego che Ah, lo riesce porta a appunto a lavorare lavorare all'interno, sempre all'interno del all'interno del carcere. carcere, Sì, ok. e poi nel pomeriggio si dedica a questo, insomma, alla lettura, alla scrittura, risponde alle lettere. Ecco, intanto vediamo alcuni frammenti di altre poesie che sono stati trasmessi dal TG5, dal Sì. TGcom 24, anzi, scusa, questo è lui al momento dell'arresto, lo hai trovato provato? Beh, è Com'è? un uomo È un provato, uomo decisamente provato. un uomo provato, perché è un uomo che sono 9 anni che chiede le stesse cose, si professa innocente, e consideriamo che
a sua volta dei figli che sono cresciuti praticamente nella parte più importante della loro vita, della giovinezza. Lui si è perso tutto quello Sì, che si è sono. perso tutto, sì, hai ragione. Questo quindi senza però nulla togliere e dimenticare la vittima, perché c'è Certo. una No, vittima, certo. E non si vuole mancare di rispetto a ma nessuno, senza mancare assolutamente, mai di rispetto, assolutamente. però secondo me il massimo rispetto sta nell'essere sicuri che in carcere ci sia il vero assassino. Secondo Allora, me questo è importantissimo. esatto, Clara, Rita, Giuliana, buongiorno, Corrado, saluti a voi che ci state seguendo, vedo che c'è tanta gente anche sui social che stanno seguendo la presenza di Claudio Salvagni. Io ti ringrazio Claudio di aver accettato il nostro invito, era ingiusto e importante poi fare il punto della situazione alla luce di questa favorevole sentenza da parte della Cassazione. Mi dicevi allora qualche mese ancora di tempo per aspettare, per verificare, poi quando la Cassazione vi darà riscontro, cioè quando depositerà meglio le motivazioni. Di recente abbiamo dato conto anche, penso che l'hai messo anche sui social, di quel furto che hai subito del PC e di altri documenti sulla tua auto. Purtroppo sì, è C'erano anche dei documenti del successo. processo? C'erano anche Ah, documenti di di lavoro, lavoro, perché io sì. le utilizzo appunto tutti i giorni e sfortunatamente è successo questo e vabbè, io l'ho anche scritto nella speranza che Che qualcuno magari qualcuno non si è fatto vivo nessuno, si faceva, non si è per il fatto vivere momento. Lo ricordiamo nessuno. ancora una Ero volta. disposto, tra virgolette, anche a pagare un riscatto, però No, anche vabbè, perché sono strumenti di lavoro importanti, no? Il sono PC è strumenti di dopo. lavoro, è stata una sbadataggine che purtroppo Hai l'ho lasciato. lasciato, mi sono fidato nel fatto di essere in un ambiente sportivo, Bravo, perché infatti, eri eravamo in un in un centro centro sportivo. sportivo e dico, ma sì, qua ci sono. Poi, come al solito, viviamo sempre in maniera frenetica di corsa e le dimenticanze si pagano. Quindi purtroppo, cioè, ci sono cronache di quei giorni, bambini dimenticati in macchina e Sì, io. hai dimenticato lo strumento di lavoro. Beh, capita, quello sicuramente capita. È chiaro che l'appello vale anche da qui, no? Se qualcuno Non ovviamente si con la sa mano mai, sulla non si sa coscienza, mai. esatto, possa dire ok, non è mio, lo restituisco all'avvocato Certo. perché è giusto. È chiaro che vabbè, hai uno staff di lavoro comunque Sì, no, importante non con abbiamo il perso quale, nulla, ecco, non abbiamo perso esatto, è nulla, giusto noi chiarire. abbiamo, Bravo. questo è fondamentale perché insomma, abbiamo un team di lavoro notevole, tutti i documenti sono custoditi da tutti, per cui sotto il profilo del backup e dei documenti questo non c'è nessun problema. È ragionevole quindi pensare, avvocato, che nel giro di qualche mese, dopo l'estate, ovviamente, no? Sì, ormai penso proprio di Direi sì, di se ne sì, parlerà dopo esatto, si tornerà l'estate. ad affrontare questo argomento e si tornerà, insomma, ecco, una cosa che ti volevo chiedere dal punto di vista giuridico, è possibile, secondo te, ho sentito sempre per Olindo e Rosa, chiedere la revisione del processo? Allora, Visto che anche Bossetti è stato condannato come Olindo e Rosa all'ergastolo, sì, è è possibile chiedere possibile la chiedere la revisione. revisione? Abbiamo già degli elementi nuovi, perché per le revisioni occorre avere Ecco, degli elementi bisogna avere nuovi. degli elementi nuovi, Certo, nuovi che da importanti. soli o uniti a quello già emersi durante la Ok. fase precedente possono dimostrare, possono ribaltare la sentenza di condanna. Lo dico in maniera un po' Sì, semplicistica, sì, ma il sì, sì, sì. concetto è questo. Però ci tenevo a sottolineare una cosa, approfitto della tua domanda, per ricordare come l'autorizzazione ad esaminare quei reperti è nel 2019, novembre 2019. Cioè, se si fosse fatto subito quell'attività, probabilmente ottenendo i risultati che noi speriamo e che crediamo ci siano, Bossetti sarebbe già libero da tempo. Perché sono passati quasi 4 anni, a novembre sono appunto 4 anni, per fare quel qualcosa che ha un costo ridicolo e occorre un tempo ridicolo, un poco più di un mese, 2 mesi. Con una piccola spesa si sarebbe potuto avere un risultato che però vale la vita di una persona, perché noi sappiamo che c'è una persona in carcere, ma se quel risultato fosse opposto dovrebbe essere liberato immediatamente. Per chiudere, perché ovviamente anche questo è un argomento molto importante, credo che sia importante fare chiarezza e sentire, ovviamente questa è la tua posizione, chiaramente se la Procura volesse dire la sua, chiaramente ben felice di ospitare anche ovviamente i magistrati. Ecco, a proposito del magistrato che ha condotto l'inchiesta, avete presentato un esposto, ovvero nei suoi confronti, Claudio, spieghiamo anche questa Questo cosa. è vero, è stato presentato un esposto proprio perché
Grazie a un'inchiesta giornalistica esatto, era sì, emerso infatti. che questi reperti esistevano, innanzitutto esistevano, quando le sentenze dicevano il contrario, e purtroppo l'inchiesta evidenziava come venivano spostati, sarebbero stati spostati di lì a poco dalla condizione di sotto zero, dove erano custoditi, quindi al freddo, ad una condizione a temperatura ambiente. Quindi questo avrebbe causato la distruzione del reperto stesso, e quindi è stato fatto questo esposto. La faccio breve, il GIP di Venezia, su una richiesta di archiviazione del pubblico ministero di Venezia, invece ha rimandato gli atti alla procura dicendo no. Questo fatto è sicuramente una alterazione del reperto che per il nostro ordinamento è un reato. Quindi bisogna capire questo fatto a chi è addebitabile, chi lo ha commesso, e quindi stiamo aspettando gli esiti di Venezia, che sono abbastanza clamorosi, no? Consentimi il termine. Potrebbero esserlo, potrebbero essere. Ma già adesso sì, beh, certo, sono, perché vedono un pubblico ministero, anzi il pubblico ministero del processo. Del processo Massimo Bossetti, indagato per frode e depistaggio processuale. E quindi è una cosa, diciamo così, non è che accade tutti i giorni in Italia. No, è anche abbastanza clamoroso da questo punto di vista. Che reazioni ci sono state in procura? Di fronte La procura ha detto che sono molto sereni, che dimostreranno che non ci sono responsabilità, e quindi io sono garantista, non a corrente alterna, sono un garantista, per cui dico, aspettiamo gli esiti dell'indagine di Venezia. È una chiacchierata importante quella con Claudio Salvagni, credo abbiamo toccato vari punti, anche l'aspetto umano di Bossetti, che comunque, no, al di là di qualsiasi cosa, qualsiasi opinione che uno può avere, è comunque in carcere, lui ha sempre professato la sua innocenza, fin dal primo momento, dal primo giorno che è stato arrestato. Come ti ha contattato Bossetti? Quando sei stato nominato di fiducia, come è successo? Sono stato nominato di fiducia perché io avevo già mi ero già occupato di alcune cose della famiglia, sostanzialmente. Il mio studio si era occupato di questioni civilistiche, però caso. E quindi mi conoscevano. Ah, ti conoscevano, ok, perfetto. Claudio, grazie, sei stato come sempre cortesissimo, grazie chiaro, a presto. Allora, grazie, vedremo gli sviluppi, gli aggiornamenti. Vi aggiornerò. Claudio Salvagni, buongiorno, ospite graditissimo questa mattina.